La guerra sembra lontana dall'Italia, invece. No, invece la guerra è molto vicina. La guerra è molto vicina in che termini? Non tanto per quanto riguarda le bombe, ovviamente, perlomeno per adesso, però è molto vicina per quanto riguarda i contraccolpi economici. Noi abbiamo stimato come su Sinigruppo STP, attraverso il nostro centro studi, che se la guerra dovesse continuare anche almeno un anno, ci potrebbero essere diversi licenziamenti da parte delle aziende. La nostra stima naturalmente prevede circa 500.000 licenziamenti da parte delle aziende e circa 30.000 riguarderebbero i top manager, diciamo dirigenti e quadri di aziende che saranno colpite da questa crisi. Ovviamente i motivi della crisi ormai si leggono su tutti i giornali, quelli che sono. Abbiamo avuto il caro dell'energia, il rincaro dei carburanti, la mancanza di materie prime, e tutta questa serie di cose naturalmente portano le nostre aziende italiane ad attraversare dei momenti veramente critici, dopo poi aver neanche appena attraversato, diciamo così, la situazione pandemica dovuta al Covid. Quindi, diciamo, questa successione di criticità, prima la pandemia, adesso la guerra fra la Russia e l'Ucraina, sta portando le nostre aziende in seria difficoltà. La seria difficoltà poi è dovuta anche al fatto che le integrazioni salariali, soprattutto per quelle aziende che hanno meno di 5 dipendenti, attualmente prevedono 13 settimane in un biennio mobile. Quindi cosa significa? Dopo 13 settimane di integrazione salariale, le aziende si trovano costrette a licenziare, anche perché non hanno altra soluzione. Invece le aziende che hanno più di 6 dipendenti hanno la possibilità di fare ricorso alle integrazioni salariali per 26 settimane in un biennio mobile. Però se consideriamo che si parla di 26 settimane, è veramente poco per far, diciamo così, per poter contrastare queste difficoltà che le aziende purtroppo le hanno già dal mese di gennaio, ancora prima che iniziasse la guerra a causa della pandemia. Innanzitutto, in questo momento abbiamo bisogno di una situazione emergenziale per far fronte appunto a questa crisi a cui possiamo andare incontro se la guerra non dovesse terminare il prima possibile. Emergenziale, un'idea potrebbe essere anche quello che è stato fatto, faccio ad esempio, nel periodo del Covid, no? Gli ammortizzatori sociali nel periodo Covid erano degli ammortizzatori sociali emergenziali, uscivano al di fuori di tutti i criteri della legge 148 e prevedevano un sostegno alle aziende e soprattutto ai lavoratori a pioggia, indipendentemente dall'anzianità contributiva, indipendentemente da tutto. Questo, secondo me, è quello che ci vorrebbe adesso per aiutare le aziende che potranno essere più in crisi. Poi, ovviamente, bisognerà trovare qualche cosa di più strutturale per far fronte invece al discorso delle 4.400 persone che si trovano in difficoltà e si trovano in una situazione di precariato. Questo però è anche dettato, come noi abbiamo già scritto precedentemente per alcune testate giornalistiche, questo fa vedere anche la situazione economica attuale. Le aziende non intendono più assumere a tempo indeterminato, le aziende preferiscono assumere a tempo indeterminato, guardarsi intorno, vedere quello che possono essere l'evolversi le dinamiche della situazione economica prima di fare un passo importante e di assumere una persona
tra virgolette, fissa in azienda. Pensiamo a quelle aziende energivore, no? Che consumano molta energia, si trovano ad aver avuto un aumento incredibile di energia per far fronte alla produzione, e in più si trovano anche dei debiti da dover pagare, quindi bisogna trovare una soluzione, bisogna concedere una dilazione, e queste dilazioni certamente non possono incidere negativamente sul loro trend bancario, altrimenti si andrebbero a creare ulteriori problematiche rispetto a quelle che già non ci sono. E poi, secondo me, anche dei contributi a fondo perduto in determinati settori sicuramente occorreranno senza ombra di dubbio.